Oggetto numero 3, mancato rifinanziamento del Fondo sociale per l'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, richiesta di sollecito al Governo centrale. Prego, consigliere Meloni. Presidente, ma premesso, oltre al titolo che ha letto la vicepresidente, che sono a conoscenza, perché altrimenti verrò subito accusata di non aver studiato, anche se non c'è nessuno, quindi dello sforzo che ha fatto questa... No, che certo. Esatto. Assessore, per favore. No, va bene. Prego, consigliere. Esatto, già parecchio. Quindi so lo sforzo che ha fatto lei e questa giunta per incrementare il fondo per le morosità degli affitti per una certa parte, però diciamo che voglio tornare sul tema perché ci eravamo preso un impegno in uno degli ultimi consigli, dove peraltro questo è un tema che abbiamo più volte affrontato, perché il diritto alla casa insieme al diritto alla salute e sicuramente al trasporto pubblico locale è fondamentale. Ci eravamo presi, dicevo, degli impegni rispetto all'ultima mozione che avevamo peraltro rinviato in commissione e ci eravamo presi, diciamo, dei tempi brevi per poter effettuare degli approfondimenti. Alla data odierna però quell'atto non è stato iscritto nemmeno all'ordine del giorno della commissione. Chiaramente ritorniamo sulla questione del Fondo Nazionale per le morosità, che ovviamente per il quale avevamo chiesto una maggiore sensibilità, ma soprattutto un'interlocuzione nella conferenza Stato-Regioni da parte dell'assessorato, per far sì che tornassero i fabbisogni e i finanziamenti, diciamo, ai tempi del pre-Covid. Sappiamo che durante la pandemia il governo ha assegnato alla Regione Umbria per il 2022 un finanziamento di 5.866.000 euro, con un decreto ministeriale del 13 luglio 2022, a cui si erano sommati 327.000 euro circa, per un totale di 6.100.000 circa. Dai dati acquisiti dai comuni però emerge che il fabbisogno è circa 9 milioni, quindi supera di gran lunga quello che è il fabbisogno dell'Umbria. Sappiamo bene che anche dall'ultimo dato della Caritas, che la maggior parte delle famiglie umbre, circa il 64% delle famiglie povere umbre, vivono in case in affitto, il cui costo pesa circa per il 36% sull'intera capacità di spesa del nucleo familiare, con gravi ripercussioni anche sulla crescita dei giovani esposti al fenomeno dell'emarginazione e dell'esclusione sociale. Quindi al taglio del Fondo Nazionale stabilito dal Governo Meloni ne ha conseguito un aumento anche del numero degli sfratti. Infatti in Umbria oltre 500 famiglie solo a Perugia sono a rischio di perdere la casa a causa della morosità, accumulati per oneri anche condominiali che non sono più sostenibili. Quindi rispetto a quelli che sono, insomma, gli aggiornamenti e gli impegni che si era presa questa giunta, diciamo, oggi chiedo a che punto è quell'impegno che ci eravamo presi durante il Consiglio regionale, se quella mozione arriverà in commissione e anche se le interlocuzioni con il governo centrale sono andate avanti, in quale modo per poter rifinanziare le principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti e in maggiore difficoltà. Grazie. Prego, assessore Menasecche. Sì, parto da un dato di sintesi finale, complessivo, e poi cerco di illustrarle i vari punti. Per quanto riguarda l'anno 2021-22, ricordo che il finanziamento fondo affitto, legge 431 del 98, ha utilizzato ben 15.300.000 euro e aggiunti al 1.885.000 delle risorse comunali del fondo morosi incolpevoli, ha prodotto nei tre anni un finanziamento per 17.207.000 euro. Tuttavia c'è un fabbisogno scoperto di 3.580.000 rispetto ai 20.787.000 del fabbisogno complessivo. Quindi la situazione che lei in qualche modo ha, diciamo, delineato è la seguente.
L'articolo 14 della legge regionale 23 del 2003 prevede quale misura di sostegno al reddito dei nuclei familiari in affitto la concessione di contributi pubblici per concorrere al pagamento dei canoni di locazione che incidono in misura rilevante sul reddito familiare dei conduttori. Tali contributi provengono sia dal Fondo Nazionale per l'Affitto, di cui l'articolo 11 della legge 9 dicembre 98, che dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, istituito con l'articolo 6 del DL 102 del 2013. Entrambe le misure sono state attivate dalla Giunta regionale per far fronte al disagio abitativo delle famiglie in affitto che si è notevolmente inasprito a partire dall'anno 2020 a seguito anche dell'emergenza sanitaria Covid. Si descrivono di seguito i provvedimenti regionali. Fondo nazionale per l'affitto. L'articolo 11 della legge 431 del 98 ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ora MIT, il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono a canoni di locazioni eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito. Il fondo è stato finanziato fino all'anno 2015, poi subire una battuta d'arresto per 4 anni. Nel corso dell'anno 2020 il fondo è stato nuovamente rifinanziato per contrastare gli effetti economici del Covid. Nell'anno 2020 la Giunta regionale ha approvato 3 provvedimenti destinati alla concessione del contributo. La DGR 201 del 25 marzo, la DGR 397 del 20 maggio 2020 con 2.677.000 e la DGR 1036 del 4 novembre con 3 milioni e rotti complessivi. Si sottolinea che a partire dall'anno 2020 decreti ministeriali hanno previsto l'utilizzo del fondo Morosi Incolpevoli in forma coordinata con il fondo affitti. Nell'anno 2021 il decreto del Ministero delle Infrastrutture ha assegnato alla Regione dell'Umbria 4.189.000 e con DGR 863 del 15 settembre sono stati ripartiti a favore dei comuni della Regione. Infine nell'anno 2022 6 milioni e rotti sono stati stanziati e ripartiti fra i comuni. Per quanto riguarda invece l'altro capitolo, concessioni di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli, l'articolo 6,5 del decreto legge 102 del 2013 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un fondo e successivamente alla stipula del contratto di locazione si sono trovati in una condizione di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o di una consistente riduzione della capacità reddituale. Nell'anno 2020 la Giunta regionale ha effettuato 2 ripartizioni, 670.000 euro e nel 2021 727.000 euro. Tali ripartizioni hanno riguardato per gli anni 2019 e 2020 i comuni ad alta tensione abitativa: Amelia, Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi e Umbertide. Conclusioni. In sede di riunioni del coordinamento tecnico delle regioni è stata avanzata a più riprese anche dagli uffici della Regione dell'Umbria competenti in materia la richiesta di rifinanziamento di entrambi i fondi. Per concludere, noi stiamo insistendo, ci siamo pronunciati in quella sede, abbiamo una nota formale di richiesta al governo e i risultati attesi sono di sostegno alle fragilità, efficientamento delle misure, migliore efficacia delle politiche. Siamo fiduciosi che il governo, che è attento alle questioni, a breve possa rifinanziare l'iniziativa e rispondere alle esigenze manifestate dall'Umbria e da altre regioni. Grazie. Grazie, al volo. Nel frattempo stiamo affrontando con i sindacati tutto il tema della morosità colpevole e incolpevole, perché purtroppo il dilagare dell'incolpevole porta anche all'aumentare della colpevole, perché poi non pagano più neanche quelli
che hanno, potrebbero farlo, e questo non ce lo possiamo permettere. Siamo arrivati sostanzialmente a un accordo con i sindacati che, almeno per quanto riguarda i 1.000 famiglie, sono tante, su 10.000, sono in queste condizioni. Speriamo entro breve di arrivare a provvedimenti. Noi chiediamo, lo ricordo però, anche ai comuni, di intervenire verificando le situazioni reddituali e soprattutto l'utilizzo degli appartamenti, perché più appartamenti riusciamo a recuperare inutilizzati o subaffittati, e più riusciamo a dare risposte alle centinaia e centinaia di famiglie che attendono un appartamento in assegnazione. Grazie. Grazie assessore, consigliere Meloni. Grazie assessore, sarò veramente telegrafica, perché quando all'inizio ho aperto dicendo che avevo studiato era perché avevo seguito la questione dei 1.000, che sono rispetto a 10.000 pochi, però comunque in numero di grande difficoltà, e quindi questo era molto importante, anche questo passo in avanti con questa conciliazione con i sindacati. Quindi a questo punto diciamo che aspettiamo la sua continua interlocuzione e pressing con il governo, sperando che appunto questa sensibilità sia a tutti i livelli istituzionali. Monitoreremo e la ringrazio ovviamente. Passiamo all'oggetto numero 5, interrogazione del consigliere Pastorelli. Richiesta di indicazioni e chiarimenti circa il comportamento tenuto dal personale Bus Italia in servizio sulla linea Todi Masciano Assisi. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Sarebbe stato bello magari che alcuni lavoratori che c'erano prima si fossero fermati anche per questa interrogazione. Comunque, premesso che, come rilevato dal verbale numero 306444, redatto in data 11 gennaio 2024 alle ore 08:40, sulla linea Bus Italia che collega quotidianamente Todi Marciano Assisi, il minorenne, di cui non facciamo il nome ovviamente, avrà 18 anni ad aprile, a cui i fatti fanno riferimento, veniva fermato dai controllori in servizio sulla predetta linea e multato per l'apparente mancanza di idoneo titolo di viaggio per una somma pari a 32,49 euro. Appurato che il minore in oggetto presenta purtroppo un disturbo dello spettro autistico, come da certificata documentazione IMSS, medio grave, pertanto seguito da SRE di pertinenza circa 1-2 volte l'anno. Inoltre, sempre il ragazzo frequenta privatamente una volta a settimana un centro di associazione specializzato per la condizione di disabilità intellettiva relazionale che ne determina problemi di comunicazione e linguaggio. Il ragazzo, residente a Bastia Umbra e frequentante la scuola De Ruta, usufruisce quotidianamente del mezzo di trasporto pubblico per il quale è munito di regolare abbonamento di fascia E. Considerati i fatti che, per come si sono pervenuti ed esposti dai presenti e dalla famiglia, risulterebbe che alla data indicata il personale in servizio sulla linea, nello svolgimento delle proprie regolari funzioni di accertamento della presenza di idonei titoli di viaggio, non si sia accorto quindi delle palesi condizioni di disagio del minorenne, che si mostrava essere in visibile stato di agitazione. Al contrario, sempre secondo la ricostruzione dei fatti a noi pervenuta, nel perseguire la volontà di identificarlo al fine della redazione del verbale di sanzione amministrativa, lo stesso personale ha detto sembrerebbe gli abbia aperto lo zaino, estraendone il portafoglio in cerca del documento di riconoscimento, senza accorgersi, tra l'altro, della presenza del regolare abbonamento in corso di validità, e nonostante le manifestazioni accese dei coetanei presenti che lo informavano quindi dello stato di salute del ragazzo, ecco, asserendo più volte i ragazzini dicevano non sta bene, non sta bene, ecco, rilevato quindi il grave disagio e la grave forma di regressione rispetto al percorso di autonomia intrapreso dal minore, poiché per i primi giorni non ha voluto più prendere il mezzo di trasporto, ora fortunatamente ha ripreso a riprenderlo, questo mi è stato comunicato dalla famiglia e ne sono felice e contento,
interrogo l'assessore riferimento al fine di ricevere indicazioni e chiarimenti sulla vicenda sopra esposta, dopo una doverosa consultazione con il personale di Poste Italiane. Conoscere quali forme di scuse l'azienda intenda presentare nei confronti della famiglia per lo shock provocato in un soggetto visibilmente fragile, quale il minore in questione, tanto che lo stesso, come ho detto, per alcuni giorni non ha voluto più prendere il mezzo di trasporto per recarsi presso l'edificio scolastico. Sapere inoltre quali provvedimenti Bus Italia intende adottare attraverso il proprio personale, per quanto meno, stando alla ricostruzione pervenutaci dei fatti, risulterebbe essersi macchiato di un atteggiamento privo di buonsenso, da un lato, di non aver immediatamente rilevato un apparente stato di agitazione e disagio del ragazzo, dall'altro, nell'aver tenuto apparentemente una condotta, ovvero quella di aprire lo zaino ed estrarne il portafoglio, che qualora risultasse confermata ci domandiamo se possa essere ritenuta conforme alla legge. Grazie Presidente. Assessore Menasecche, prego. Dunque, in relazione all'interrogazione faccio presente quanto segue. Dal 2022 Bus Italia ha dato avvio al progetto sperimentale Verifica Straordinaria, il cui obiettivo principale è la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'evasione tariffaria e quindi la sensibilizzazione al rispetto delle regole di viaggio e più in generale della legalità. E lo ricordo, è una delle risposte che dette Bus Italia a livello nazionale, peraltro, era un tavolo a cui era presente anche l'amministratore delegato sia di Bus Italia che di Trenitalia, alla mia richiesta di rateizzazione del costo degli abbonamenti, rispose che il 28% della evasione non consentiva a Bus Italia di poter rateizzare le domande di abbonamento, ad esempio 2-3 abbonamenti in una famiglia, cosa che questa giunta ha sempre sostenuto. Io dissi, ma l'evasione è un problema vostro, nel senso che le aziende devono controllare, perché, lo ricordo, a livello nazionale ma anche regionale, lo stesso centrodestra, i vari partiti, a cominciare dalla Lega, avevano chiesto di bloccare questo fenomeno dell'evasione che era ormai generalizzato, perché le passate amministrazioni ritenevano politicamente corretto, e mi sembra che la discussione sulle interrogazioni precedenti sia fin troppo evidente, ritenevano politicamente corretto continuare in una situazione che proseguisse con l'evasione, cosa che non potevamo consentirlo per ragioni di equità, per ragioni di economicità dei bilanci della società e della regione. Pertanto noi stessi abbiamo chiesto a Bus Italia di effettuare i controlli per andare a ridurre l'evasione. Il progetto si concretizza in una più diffusa e capillare presenza di personale Bus Italia, affiancato da personale esterno qualificato, adeguatamente formato e munito di tesserino di riconoscimento a bordo dei mezzi e alle fermate. Il personale complessivamente impiegato è stato più che raddoppiato, sia nei giorni feriali che festivi in tutto il territorio regionale. Tale personale effettua controlli sistematici a bordo e alle principali fermate per verificare il possesso di regolare e valido titolo di viaggio da parte dei viaggiatori. In caso di irregolarità, procede a norma di legge alla emissione del verbale di contestazione della violazione, nonché all'accertamento delle generalità del viaggiatore, nel caso questi non esibisca un valido documento di identità. Al personale vengono fornite precise indicazioni riguardo lo svolgimento di tale delicata attività, anche perché, lo ricordo, in passato ci sono state delle reazioni violente da parte di chi non voleva pagare il biglietto nei confronti del personale. In particolare è stato spiegato al personale come deve comportarsi
nei rapporti con la clientela. In proposito, ad esempio, il recente ordine di servizio dell'8 settembre è precedente all'episodio richiamato. Cosa c'è scritto? Nello svolgimento del servizio e durante le attività di controllo, la gestione della relazione con il cliente è centrale e deve essere orientata alla massima professionalità, alla cortesia e alla disponibilità nel fornire informazioni. Nel corso dell'attività di controllo, prosegue questo regolamento, di fronte ad atteggiamenti anche irragionevoli, offensivi, irritanti o aggressivi da parte del viaggiatore, è necessario, nell'interesse specifico del personale interessato, mantenere la calma ed un profilo professionale, adducendo la spiegazione che la richiesta del titolo di viaggio non è un'attività discrezionale, ma segue specifiche direttive aziendali. In tale contesto si è svolta l'attività di verifica della mattina di giovedì 11 gennaio 2024, che prevedeva controlli capillari sulle linee della tratta Todi Deruta Assisi ed in particolare la fermata Deruta Scuole. All'arrivo della corsa della linea E6 proveniente da Assisi, oggetto dell'interrogazione, erano presenti alla fermata 4 agenti, un verificatore e 3 agenti di supporto, e sono state elevate 3 sanzioni, non una, ma 3 sanzioni ai passeggeri in discesa dal mezzo della linea E006 proveniente da Assisi, in particolare alla mancata presentazione del titolo di viaggio da parte di un passeggero. Il verificatore procedeva a richiedere l'esibizione del documento di identità che gli veniva fornito con l'ausilio di un altro passeggero, e ad elevare la sanzione prevista dal regolamento di viaggio non avendo esibito l'abbonamento. Si ricorda peraltro che, come previsto dalle condizioni di trasporto di Busitalia, nel caso di mancata esibizione dell'abbonamento al personale di controllo, sarà comminata all'abbonato una sanzione di €30,99, come prevede la legge, ridotta a €6,20 nel solo caso di esibizione presso gli uffici Busitalia dell'abbonamento e di un documento di riconoscimento entro e non oltre le 48 ore dal momento del rilievo della sanzione. Risulta evidente che è opportuno, quindi, al di là del caso specifico su cui abbiamo diverse informazioni in ordine a quello che è accaduto, perché erano 4 i controllori che hanno dichiarato esattamente avvenuto quello che sto leggendo e che è frutto della informativa che ci ha dato il direttore operativo di Busitalia. Quindi Busitalia afferma di avere 4 dipendenti presenti, che il tutto è avvenuto nella massima regolarità. Io ripeto, e mi spiace che sia accaduto un episodio del genere, perché ovviamente nei confronti di una persona parzialmente disabile è bene che non avvenga. Rimane un problema che quel giorno, guarda caso, erano in 3 a non avere il titolo di viaggio o ad esibirlo, e che, lo ricordo, se lo esibisci subito eviti la sanzione, altrimenti sei comunque obbligato ad andare presso Busitalia, esibirlo, pagare €30 di multa, cosa che evidentemente il personale ha cercato di evitare ottenendo l'esibizione. Io non voglio credere, chiudo Presidente, che addirittura i dipendenti di Busitalia, nonostante il regolamento che ho letto, abbiano preso il sacco dello studente e di loro iniziativa siano andati addirittura a guardare dentro. Io ripeto, questo viene negato assolutamente, ma si dice che sia stato aiutato da altro passeggero. Questo è quanto. Il problema generale lo sappiamo, sull'evasione, sulle fasce sociali che evadono, il fenomeno è in fortissima riduzione. Su questo io
non posso che attenermi a quanto dichiarano i testimoni presenti all'atto. Grazie. Prego, consigliere Pastorelli. Grazie, Presidente. Sono totalmente insoddisfatto della risposta, ma non per colpa sua, Assessore, ma evidentemente che la relazione che le ha passato il dirigente di Bus Italia, per due ordini di motivi. Il primo è che nessuno mette in discussione i controlli sull'evasione, siamo stati noi i primi a richiederlo, si ricordano, quindi evviva Dio che ci sono i controlli. Ma l'altro è grave, che fosse stato uno, dice magari ecco quello, quella persona non è attenta, ma le assicuro, il bambino lo conosco molto bene, conosco la famiglia, è evidente, senza produrre idonea certificazione, che la famiglia mi ha prodotto, la quale vi ha dato l'autorizzazione ovviamente per elaborare l'interrogazione, è evidente del tutto che il bambino è affetto da una forma grave di autismo, impossibilitato a parlare e quant'altro. Nonostante i ragazzini poi dicevano ma sta male, non sta bene, sembra che invece abbiano continuato e quindi sembra secondo la ricostruzione che è stata fatta da chi era invece a bordo che le cose non siano andate così. Ovviamente lei, Assessore, deve prendere per buono quello che c'è scritto. Adesso io il consiglio che darò alla famiglia è di sporgere formale querela nei confronti, non so di chi, ma per l'accaduto. Io ho qui l'abbonamento del ragazzo, non faccio vedere ovviamente che c'è la fotografia, ho qui il verbale, Assessore, ma scusi, ma deve essere, lei c'ha ragione, ma se uno sta male, che ha una forma grave di handicap, come fa ad esibirlo? Allora, il buon senso, che noi spesso no, richiamiamo il buon senso, non ce l'ho con lei, Assessore, il buon senso vorrebbe che magari in quel caso no, prendessero informazione, magari anche tramite gli insegnanti alla fermata dove questo bambino scende, per capire se evidentemente era vero o non vero. Capisco che ci vuole un po' di impegno, però penso che questi atteggiamenti, Assessore, si potrebbero anche superare. Prego di finire, per cortesia. Sì, anche per la richiamata circolare che l'azienda precisamente ha dato a tutti. Ecco, quindi io ripeto, lei, Assessore, mi ha una risposta che non è la sua, evidentemente ha preso informazioni. Mi ritengo totalmente insoddisfatto e informerò la famiglia del fatto. Grazie.